ragazzi, Ciao a bentornati sul tutti. canale, benvenuti in questo nuovo video. Che allegria, madonna. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io non ti faccio più venire qua dei miei, bevi troppo. Allora, oggi siamo qui per fare il seguito del book tag che avevamo fatto nell'ultimo video pubblicato. Piccola parentesi, in realtà non avevo capito una beata fava di come funzionava questo tag, ma non importa. Fava. Fave di fuca. È un legume, credo. Comunque non importa. L'altra volta abbiamo fatto praticamente i tempi della giornata scolastica, diciamo così. Oggi facciamo le materie. In realtà la cosa che non mi tornava e per cui poi ho dovuto dividere il video era che io non avevo capito niente, perché noi abbiamo risposto a tutte le materie, in realtà se ne potevano selezionare alcune e rispondere solo quelle, ma vabbè, non fa niente. Siamo oltre a questa... Abbiamo letto male, ogni tanto capita. Abbiamo letto male, tu neanche sai di cosa sto parlando, quindi vabbè. Vabbè. Allora. Tu sei troppo. Dai, vai avanti. Comunque, inglese. Un libro che hai studiato a scuola e consiglia un libro che invece vorresti che venisse aggiunto al programma scolastico. Allora, un libro che ho studiato a scuola, per un esame universitario di storia dell'Europa orientale, mi diedero da leggere Vita e Destino di Grossman, che secondo me è uno dei migliori libri che ho letto in vita mia. Quindi quello lo prendo come libro scolastico, non è proprio libro scolastico, però mi fu assegnato come lettura durante quel corso universitario. Un libro da consigliare per un corso scolastico potrebbe essere La casa della moschea di... Kader Abdollah, che è un libro recente, non conosciutissimo, anche se ha tanti estimatori, però secondo me è un libro che racconta l'Islam meglio di 100 libri scritti da Oriana Fallaci, secondo me. Invece le mie risposte sono, appunto, primo il Decameron, che appunto mi era piaciuto, l'abbiamo studiato in terza superiori e è stato bello come l'abbiamo studiato, e poi invece un libro che vorrei venisse letto comunque alle superiori quantomeno, è La manutenzione dei sensi di Faggiani, perché comunque ci mostra il lato, insomma, dell'Asperger, la sindrome dell'Asperger, quindi secondo me è importante che vengano affrontati anche dei testi di questo tipo a scuola, perché insomma si tende sempre a isolare un po' questi ragazzi, invece hanno delle potenzialità. Esatto. Inespresse. Esatto. Bello. Parla tu, come sei? Parla tu. Parla tu, va bene. Domanda numero... niente, perché non sono domande, ma va bene. In realtà questa era una domanda, penso. Matematica. Come giudichi, come voti i tuoi libri? Io li voto in decimi. Sapete che abbiamo anche il blog di recensioni che si chiama Kronos Books. E io ogni volta, dopo aver scritto la recensione, do un voto in decimi. Quindi due decimi, se è bruttissimo. 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, anche 8,5, 7,5, sempre in decimi comunque. Penso che abbiate capito comunque. Fatevi un giro sul blog comunque, che devo proseguire, perché adesso, visto la nascita della pargola, è un paio di settimane che non scrivo più niente, ma riprenderò a rendervi edotti delle mie dotte e professionalissime recensioni. Mi guarda in modo torvo, come mai? Ti guardo come ti guarda tuo figlio. Corvo. Invece la mia risposta è che io do voti in stelline da 1 a 5. Generalmente siamo sulla media delle 3 stelline. E poi faccio dei pensieri a caldo e dei pensieri a freddo. Quelli a caldo principalmente finiscono sul mio reading journal. Quelli a freddo sono quelli che arrivano sui video e non sempre le due cose coincidono in realtà, quindi è un bel problema tutte le volte trovare una quadra nella cosa, però insomma ci si riesce. Scienze. Quale coppia letteraria pensi che abbia la miglior chimica? Io parlo parliamo di coppia uomo-donna oppure coppia? Parliamo di una coppia composta da due personaggi maschili che sono Elvis, Cole e Joe Pike, i protagonisti dei romanzi noir, hardboiled, diciamo, di
Robert Crace, mi piace molto, uno è l'uomo più d'azione, sempre sguardo truce, con i deltoidi, con le frecce dipinte sui deltoidi, con gli occhiali a specchio, occhiali scuri. L'altro invece è quello più detective, più classico, più vicino ai personaggi del noir. Diciamo che si completano vicende, quindi la loro chimica funziona alla grande. Invece io sono andata su Strike e Robin perché mi piacciono tantissimo come lavorano insieme, come si trovano, quando insomma si vede la faccia dei loro rapporti interpersonali. Mongolo. Forbito. No, parlo stupido. Però insomma avete capito. Geografia. Ne scrivi un libro che ha un forte senso di posto, di località, oppure un bel world building. Beh, io descrivo Furore di Steinbeck, proprio una descrizione dell'America, la Grande Depressione, quei campi distese di strade polverose, sembra di essere lì, proprio nell'America della Grande Depressione, ti ci perdi dentro, e un linguaggio che ha nell'essenzialità, ma anche nella capacità lirica di descrivere un ambiente come quello di quell'epoca. Quindi, Furore Steinbeck, direi. Io invece sono per il mondo di Christel Dabaud, dei fidanzati dell'inverno, perché comunque mi è piaciuto tanto come ha descritto insomma, le varie arche, le varie cose. Poi comunque da quelle descrizioni uno riesce indicativamente a diciamo, ricollegarle alle zone della Terra, insomma, dei continenti nostri. E mi sono già persa. Punto 4. No, in realtà è 5 perché volevo la pagina dietro, non c'entra niente. Sto era storia. Io mangio pane e volpe, notoriamente. Se fossi stato donna, sarei stato bionda. Sai che dico che le bionde sono. Sarei stata Sei stato. bionda. Io sono uomo, quindi sei stato. Va bene, sempre. Biondo allora, Biondo, biondo. però No, se se fossi fosse stata stato. donna, sarei stata. Vabbè, non sottilizziamo, andiamo avanti in Niente questo. sottilette. Comunque si è confuso perché c'erano i numeri nella pagina sotto, non c'entravano Beh, no, niente. perché c'è la pagina. Ok. Fare le notti in bianco con la bimba ci sta rimbecillendo ancora di più di quello che già eravamo. Storia. Quali sono tre historical fiction che ti sono piaciuti? E se Vabbè. non leggi historical fiction, dove, in quale, cioè, di quale periodo storico ti piacerebbe leggere di più? E secondo me è una boiata, perché se io non leggo historical fiction, automaticamente non me ne Vabbè, frega dai, di non leggere quelle sottili. Allora, storie. io direi subito, la risposta è ovvia perché io sono un grande fan della serie di Bernard Cornwell dedicata a Sharp, che Sharp è questo militare che partendo da soldato semplice, romanzo dopo romanzo scala proprio i vari livelli, diciamo, dell'esercito e le sue avventure sono ambientate nell'inizio dell'Ottocento, all'epoca delle guerre napoleoniche. Assistiamo alla battaglia di Trafalgar, alla campagna indiana dell'esercito britannico, una serie di cose. E beh, cioè, però le avventure sono fiction, però lo sfondo, gli avvenimenti dipinti sono reali. Mi piace proprio questa fusione tra la fiction e l'avventura di Sharpe e la descrizione di questi eventi, tipo la battaglia di Trafalgar è descritta in maniera straordinaria. È Sì. finito. E invece, vabbè, a me in realtà gli storici non è che, cioè, storie mi ha sempre fatto un po' schifo, quindi in realtà non è che propriamente li leggo, se li leggo non è per mia volontà, nel senso che lo faccio in maniera inconsapevole, cioè io vado su Goodreads e scopro che risultano come storici. E tra questi ci sono i libri della serie del Codice Blackton di Kevin Sands, che appunto sono ambientati comunque nel 600. Quindi tecnicamente rientrano nel romanzo storico, anche se sono poi boh, fantasy, young adult. No, in realtà non è young adult, ma è middle grade. Comunque, cioè non è proprio lo storico in senso stretto, ma insomma, essendo ambientato nel 600, ovviamente rientra lì. Ed è praticamente il massimo che io riesco a Sono fare. stato un piede in diretta, E l'ho vabbè. censurato. Finga un piede. Poi l'hai solo fatto vedere, l'importante è che non si senta l'odore. Vabbè, andiamo avanti.
studi religiosi, a quale libro torni sempre? Allora, io vi ho già detto molte volte che a me non piace rileggere, non rileggerò mai probabilmente. A parte Però Vivekist. un libro, a parte, che Vivekist. voglio rileggere, però ogni tanto abbiamo questo volume, 1001 libri da leggere nella vita, ogni tanto me lo prendo, lo sfoglio, anche quando vado in bagno magari cerco qualcosa da leggere mentre faccio le mie cosette, cosette, dipende cosa ho mangiato. Vabbè, lo sfoglio e ogni tanto mi viene qualche lampo letterario, mi annoto il libro. C'è un libro di consultazione quindi, a cui ogni tanto spesso ritorno. A cui io ogni tanto spesso. Qui ritorno spesso. E io invece principalmente ritorno, vabbè, Harry Potter, che è banale, e poi anche L'amico ritrovato, ogni tanto mi piace rileggerlo, insomma, tutta la trilogia del ritorno. Domanda numero, non lo so, educazione fisica. Mostraci il libro più grande che hai nella TBR, quindi Mostrarlo nel, ce l'ho a a casa. E Domodossola, quindi non posso mostrarlo perché qui siamo tanto qua mi stiamo in mostrando esilio meglio, quindi. pavese, siamo dai suoceri finché Melissa non torna nel pieno delle sue facoltà psicofisiche e Quindi attitudinali. buonanotte. Se ci tornerà. Comunque, Infinite Jest, che è 1200 pagine, di cui alcune scritte, le note al fondo del libro sono veramente piccine, piccine, e quello è indubbiamente il libro. Prima o poi lo leggerò, prometto. Invece nel mio caso, vabbè, il libro diciamo con più pagine effettivamente sarebbe Le 39 chiavi, però non lo considero perché sono comunque, cioè è una raccolta di 10 romanzi, quindi alla fine non c'entra niente. Invece penso che proprio quello fisicamente più lungo sia di quello di Sanderson, che io ho sia nella versione italiana che inglese, Il conciliatore o Ball Breaker, che ha sulle 600 pagine, poco meno, insomma. E musica, quale formato di lettura pensi che abbia il miglior ritmo di lettura? Cartaceo, perché è l'unico tipo di libro in cui mi sento davvero di impersonare la figura del lettore, tutto il resto sono palliativi, non sono lettura. No, invece secondo me quello che dà un miglior ritmo è l'audiolibro, perché comunque, vabbè, poi ovviamente dipende sempre anche dal lettore, inteso proprio dall'attore che insomma lo legge, però tendenzialmente è quello che secondo me scorre meglio, perché comunque anche il modo in cui viene letto fa tanto. Cioè ci sono magari audiolibri che mi sono piaciuti perché io li ho appunto ascoltati, ma se avessi letto il cartaceo probabilmente mi sarei rotta le palle a pagina 2. Detto in maniera molto fine ed educata. Esatto. La signora ha Drama. studiato Oxford. Hai visto? Si nota. Drama. Quale libro pensi che abbia il miglior finale? Vabbè, qui dico un libro a sorpresa, un libro che ho letto anni fa, che non è neanche notissimo, di uno scrittore italiano che si chiama Tullio Avoledo, L'elenco telefonico di Atlantide. È uno dei pochi finali che mi ha davvero sorpreso in quanto è veramente inaspettato, assurdo, e ti colpisce proprio alla Infatti deve fine. essere quello che ti è arrivato in testa. Eh? Perché? Non so, c'è delle bolle in testa, delle cicatrici, delle cose. Una cosa negativa. Ma pure. Invece nel mio caso la risposta è boh. Perché semplicemente io dopo un po' i finali me li dimentico. E però dopo un po' intendo anche tipo 10 minuti dopo che ho finito il libro. Lo so, è una cosa inquietante e imbarazzante, ma purtroppo è così. Perché io comunque nella lettura trattengo le emozioni, non tanto i dettagli. Il dettaglio che se ne frega, voglio dire. Ma forse è proprio quello perché ti piace rileggere. A me no, perché io mi Esatto. ricordo i dettagli No, a me del e dettaglio mi non. ricordo. No, Cioè, mi infatti. interessa sì, nel senso che comunque durante la lettura deve essere una cosa che abbia un senso, non. Però, cioè, dopo mi interessa trattenere le emozioni che mi ha dato il libro durante la lettura e la possibilità, comunque, in caso di emozioni positive, la possibilità di tornare a rileggerlo e riviverle. Invece, a me di sapere che tizio aveva vestito blu piuttosto che rosso, sinceramente, chi se frega. Se non è fine alla storia, non me ne può fregare di meno. Quindi, anche i finali tendenzialmente me li dimentico anche quando mi piacciono molto. Poi, arte, mostra tre libri che pensi abbiano le migliori copertine. Naturalmente, come sempre, come finora, non mostriamo Io niente posso, no, perché. io le mostro, ce l'ho qui Ma sul, come visto mostri? che io sul mio profilo Instagram Allora, se tu ho mostri, io strega. l'abitudine Non hai capito di, niente, sì, però. tu mostro, io strega. No, veramente il contrario. Allora, uno qual è che mi hanno detto che era bello? Era quello. Benissimo. Allora, uno era Sì, 2666. me lo sto cercando. È là. Eccolo qui. Ecco, uno era 2666 di Roberto Bolaño, una copertina che mi piace molto. Poi avevo detto l'altro. L'impero di mezzo.
che abbiamo qua, che vivono. Quello lì. Perfetto, io mentre cerco l'altro che l'ho detto prima, che non mi ricordo più qual era. Così invece un libro ve lo mostriamo. Guardate che bella sta copertina, mi piace un sacco. Quella È bella. vecchissimo. Poi tra l'altro mettendolo così si vede E la carrozza, terzo, sarà uno show. questo che sto cercando, ma non lo Infatti trovo. è un reshow. Non lo trovo più. Lucido Eccolo su, qui. tutto E l'opaco. terzo anche Il Selvaggio di Ariaga, una copertina che mi piace molto. Invece io faccio un po' la paracchiurla e vi dico tre serie, perché comunque le copertine un po' sono tutte simili tra loro, ma mi piacciono tantissimo come sono organizzate. Allora, le versioni in lingua di Sanderson, quelle bianche, sono bellissime, stranamente, perché io tendenzialmente, come sapete, se seguite dall'alba dei tempi, io e le copertine bianche siamo due mondi separati. Poi le copertine della serie del Codice Blackthorne di Kevin Sands pure sono bellissime, sia quelle in copertina rigida che in quelle in copertina flessibile, però anche qui mi riferisco alle copertine in Hai detto lingua, copertine per sempre, caso? no? E, cioè in realtà anche quelle italiane erano carine, però sono fermati ai primi due volumi, quindi vabbè. E poi mi stanno piacendo tanto le copertine della serie dei Wayward Children di Shannon Maguire, con questi... Come si chiamano? Paesaggi, tipo, e queste porte nel mezzo molto simboliche, mi piacciono un sacco. Poi, ultima domanda, lingue straniere, consiglia un libro tradotto che ti è piaciuto. E noi qui giochiamo facile, perché voglio dire, in Italia qualunque libro è tradotto Diciamo, il Conte praticamente. di Montecristo, dai uno a caso, di Dumas Padre, dai, è quello. È scritto in francese, almeno credo che non fosse stato scritto in italiano, no? È scritto in francese, tradotto in italiano, quindi ci sta che è il più grande libro d'avventura mai scritto, secondo me. Addirittura. Sì. Io invece mi è venuta l'illuminazione, inizialmente non sapevo cosa mettere, poi ho optato per Daniel Tamsgaines, che ha la copertina bellissima. No, cosa c'entra la copertina bellissima? Poi È un po' niente. rimbambita sta volta. No, non so proprio di cosa stai parlando. Che mi è piaciuto tanto, pur essendo una specie di thriller young adult. Mystery con questa caccia al tesoro nel mezzo, mi è piaciuto un sacco. E Allegria. infatti, Allegria. Buongiorno. sì, Allegria. e infatti non vedo l'ora, insomma, che esca il seguito sia in inglese che in italiano per comprarlo e per leggerlo. Nel senso che io comprerò l'edizione in inglese, poi probabilmente leggerò quella in italiano quando mai uscirà. Direi che siamo riusciti ad arrivare al fondo di Sì, non questo. so neanche io come abbiamo fatto, Tra perché io sono l'altro perché proprio. Melissa ha chiesto a viva voce alla sua mamma perché stanno seguendo uno sceneggiato in 822 puntate, quindi. Sì, io praticamente mi divido tra mia madre che mi chiama per vedere quella serie e mia figlia che mi chiama per mangiare. Almeno io posso leggere in santa pace. Non faccio altro, male. E vabbè, se siete arrivati fin qui, Complimenti, non so come avete fatto a dite reggere. complimenti, non so come avete fatto. A reggere, A voi. Cioè reggere. voi a reggere, noi a... Dite complimenti, non so come avete fatto. Va bene? D'accordo? Salutiamo i nostri cari amici. Io andrei a dormire, ma va bene. Ciao a tutti e Oh, la prossima! buona serata, se lo vedete di sera, se no buon mattino, se lo vedete di mattina. E se è pomeriggio? Buon pomeriggio. Ciao!